Ciao youtubers, comincia così questo video mentre io sto passeggiando in una mattina siberiana alle mura di Cittadella, cioè sto andando alle mura di Cittadella. Questo perché, oltre a volerle visitare, magari ve ne parlerò, oggi parliamo di tilt shift. Come promesso, dopo il panning arriva il tilt shift, che è quell'effetto meraviglioso che ha la Canon M50, ma sicuramente anche altre. Che effetto è? È quell'effetto per cui quando guardiamo una fotografia ci sembra di vedere una cosa in miniatura, un plastico, una cosetta piccolissima, però in realtà stiamo riprendendo il mondo vero. Le persone si muovono, le macchine si muovono, ma la nostra impressione è quella proprio di guardare un piccolo mondo in miniatura. Ma da cosa arriva questo nome tilt shift? Tilt shift significa sposta e inclina e arriva da obiettivi che si chiamano tilt shift, che appunto si spostano e si inclinano rispetto al piano focale, e cioè voi sapete che noi abbiamo qui il nostro obiettivo, qui il nostro sensore e sono sullo stesso piano. Ovviamente la distanza cambia a seconda della lunghezza focale del nostro obiettivo. Questi obiettivi invece si spostano rispetto al sensore. Non è una cosa semplicissima da capire perché riguarda tutta una serie di regole prospettiche legate all'inclinazione, all'altezza, alla distanza, al piano focale e a tutta un'altra serie di cose. Ma se volete capire bene, io vi lascio nel box in descrizione, che è quel box che trovate sotto ai video, un video che spiega benissimo come funziona il tilt shift, sia dal punto di vista dello spostamento e quindi delle geometrie per cercare di mantenere delle linee prospettiche dritte, sia per l'effetto tilt shift o miniatura. Per avere un buon effetto tilt shift è necessaria una certa distanza, un ritratto non potrà mai riuscire con questo effetto miniatura, per cui dobbiamo stare sia un po' distanti da quello che vogliamo riprendere, sia un po' dall'alto, riesce ancora meglio. E allora io, per cercare di ottenere questa cosa, ho detto dove posso andare e poi mi è venuta in mente la città di Cittadella in provincia di Padova, che ha una cinta muraria che la percorre interamente, che volevo sempre andare a vedere perché è qui attaccata, e ho deciso finalmente di andare a vederla e quindi di salire in alto sulle mura. Nel frattempo direi di godere anche di questo meraviglioso paesaggio. Guardate, è così medievale. Sostanzialmente l'effetto miniatura, l'effetto tilt shift, va a ridurre enormemente la profondità di campo, e quindi prendendo qualcosa da lontano solitamente noi troviamo sempre tutto perfettamente a fuoco. Per farvi capire un pochino, se noi facciamo una fotografia da una discreta distanza, quindi al panorama, ok, a qualcosa che è molto lontano da noi, avremo comunque tutto a fuoco quello che è lontano. Solo le cose che si avvicinano moltissimo a noi andranno via via sfocandosi a seconda dell'apertura del nostro diaframma. Questo effetto miniatura invece cosa fa? Mette fuori fuoco cose che di fatto sono sullo stesso piano focale. Se questa cosa vi mette in confusione, non riuscite a capire il discorso del piano focale, della messa a fuoco e del diaframma e degli obiettivi uniti a questa cosa, vi lascio quel video in cui ne parlo e spiego appunto la profondità di campo. In questo caso abbiamo una striscia centrale del nostro frame, della nostra inquadratura, abbiamo proprio una striscia sottile che è sempre centrale, che è perfettamente a fuoco. Tutto quello che sta sopra e tutto quello che sta sotto è fuori fuoco. Nella realtà questa cosa non potrebbe esistere perché il piano focale è legato alla distanza, ok? Quindi è in orizzontale dei soggetti. In questo caso invece abbiamo una sfocatura verticale. Voi mi direte, ho capito, ma devo comprare gli obiettivi tilt shift per avere questo effetto, gli obiettivi tilt shift costano un capitale. Questo effetto si può ottenere in due modi.
con un software di editing, quindi in post produzione, ed era quello che io ho fatto tanti anni fa perché adoravo questo effetto e volevo ottenere questo effetto, e quindi ho imparato come farlo e adesso mi sono anche dimenticata, ma comunque mi ricordo che l'avevo fatto su Gimp ancora, che è quel software gratuito simile a Photoshop, molto lontanamente simile, e avevo imparato come farlo. Comunque trovate un sacco di tutorial su YouTube su come ottenere l'effetto tilt shift con un software. Metodo mille volte più semplice è quello di utilizzare l'effetto tilt shift o miniatura all'interno della nostra fotocamera, se ce l'abbiamo. Come vi dicevo appunto e come vi avevo già parlato quando ho fatto questo video sui menu della Canon M50, lei all'interno ha già l'effetto tilt shift, cioè fa tutto da sola, il che è assolutamente meraviglioso per noi. Io sono sicura che moltissimi altri marchi e moltissime altre macchine fotografiche hanno questo effetto, per cui magari andate un po' a curiosare nei menu della vostra fotocamera per cercare questo effetto tilt shift o miniatura. Con la fotografia è facile, basta mettere l'effetto tilt shift e la macchina fotografica fa tutto da sola. Non solo va a cambiare la porzione a fuoco del frame, ma applicherà anche tutta una serie di filtri per renderla molto più effetto miniatura, perché comunque sì, anche andando a utilizzare un software per editing eccetera, quello che ce le rende particolarmente miniature e plastici è anche aumentare molto il contrasto e soprattutto la saturazione, perché sembrano proprio dei giocattoli. L'effetto tilt shift con un editing slavato non è che funzioni sempre benissimo. Quindi voi scattate semplicemente una fotografia utilizzando il vostro filtro miniatura sulla Canon M50 o sulla fotocamera che avete. La condizione perfetta per il tilt shift, quindi per questo effetto in miniatura, è questa. E quindi dall'alto, ma con una buona visuale e soprattutto macchinine, omini, perché è quella cosa che ci dà un pochino l'effetto miniatura, magari le case meno, mentre invece tipo c'è il classico mercato con le bancarelle, quello è perfetto. Per il video invece abbiamo due opzioni, abbiamo sia la funzione in automatico in cui fa tutto da solo, sia la funzione manuale. Per ottenere questo effetto nei video dovete uscire dalla modalità filtri creativi e andare su video. In modalità automatica dovete semplicemente premere la Q di Quick Menu e vi troverete con l'opzione Tilt Shift in basso sulla destra. Qui troverete tre velocità, per 5, per 10, per 20, perché l'effetto miniatura rende benissimo con la velocità leggermente aumentata. Io ho fatto tre prove a queste velocità. Secondo me sono troppo veloci tutte, anche il per 5. Quello che ho fatto io è stato, oltre a migliorare il video come contrasto e saturazione, rallentare un pochino la velocità. Ovviamente dipende molto da quello che andiamo a riprendere, mezzi lenti piuttosto che mezzi veloci. Il mio consiglio è comunque di tenere una velocità per 5, tutt'al più dopo la si può aggiustare in fase di post-produzione e di video editing. Come potete vedere, anche i movimenti della mia ripresa non sono belli da vedere. Non dico che rimanere immobili, sì, secondo me sarebbe buono, un po' di movimento ci può stare, però bisogna stare molto attenti perché ogni minimo movimento si vede davvero davvero tanto. Scattando una fotografia è molto più facile perché sullo schermo LCD noi vediamo la striscia bianca, le guide che ci fanno capire cosa è perfettamente a fuoco, cioè dov'è la parte centrale da tenere a fuoco e quindi per inquadrare una persona piuttosto che un'auto. Diventa un pochino più difficile con il video perché non ci fa più vedere la guida, ovviamente possiamo andare un po' a immagine, che è comunque sempre centrale, però diventa magari un po' più difficile centrare proprio perfettamente la messa a fuoco sul soggetto che vogliamo a fuoco. Quello che potete fare è inquadrare bene a telecamera, cioè prima di avviare il pulsante di scatto, perché lì si vede, inquadrare bene, poi far partire il pulsante di scatto e riprendere, però rimanere fermi per non perdere il punto di fuoco. Secondo me comunque, tra l'altro, nel tilt shift è comunque meglio un'inquadratura ferma, non troppo in movimento, comunque un movimento lento,
perché altrimenti sì, non è, cioè, è già piuttosto dinamica e particolare, se poi andiamo a muoverci troppo anche noi, secondo me il risultato non è buono. E quindi quando andate ad inquadrare, è chiaro che non è che tutto riesca bene, dovete studiare bene l'inquadratura e i soggetti che ci sono per capire se può avere un ottimo effetto miniatura. Comunque lo vedete, perché lo schermo LCD vi restituisce già immediatamente l'immagine finale. Quindi cercate di fare diverse prove, cercate di vedere cosa funziona, cosa non funziona. Datemi or dunque una cotta di maglia. Sto facendo il servizio di ronda. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Spero che oltre all'effetto miniatura abbiate scoperto anche qualcosa di bello da andare a visitare se siete qui nei dintorni, e se non siete nei dintorni fatevi un viaggetto, perché qua intorno ci sono un sacco di bellissime cose da vedere. Io intanto vi saluto tantissimo e spero di registrare il prima possibile un altro video. Ciao!